Allora, ciao Francesco, ciao Asia. Ciao. Oh, siete qui a un passo dalla finale. Com'è andato questo sodalizio artistico tra di voi? Io ripeto, sono molto felice di come è andato. È stato un percorso netto, bellissimo. Purtroppo le scelte sono state difficili, ma sono molto soddisfatto e soprattutto sono felice di aver scelto col cuore, con l'istinto, quindi senza mediare nulla, quindi senza pensare a nulla, pensando semplicemente a quello che Asia rappresenta, ha rappresentato per me e rappresenterà per tutti voi, perché Asia non è semplicemente una finalista di The Voice, ma è questo, sono pronto a sottoscriverlo, un talento e un artista della quale sentirete parlare tutti anche in futuro. Spenti i riflettori. Sì, è stato fantastico il dialogo che c'è stato in quest'ultimo periodo e infatti mi sono sentita trattata come una professionista e davvero grazie. Ma lo sei. Presenterai l'inedito, se ho capito bene l'hai scritto tu, sì, se mi racconti qualcosa in più, appunto, se mi dite qualcosa in più di questa canzone. È una canzone che racchiude dentro emozioni diverse, contrastanti, e per questo penso che sia molto incisivo al pubblico. Ecco, adesso ti insegno una cosa, non spiegare mai le canzoni. Perché questa domanda te la faranno sempre, okay. Ma tanto quello che dirai non servirà a nulla, perché ognuno, la canzone è qualcosa, okay, che poi diventa qualcos'altro nel momento in cui ne ascolti. Quindi tu semplicemente racconto delle fandonie, okay. La canzone è un momento che basta, no, okay. Francesco, un bilancio alla fine di questa esperienza, era la prima volta da giudice, per te com'è andata con questi colleghi? Guarda, con i colleghi è stato veramente, non so come spiegare, così naturale da essere, sembrare quasi innaturale. Mi sono trovato veramente benissimo, abbiamo instaurato non solo un rapporto che già avevamo così professionale, ma anche di amicizia e di stima profonda. Ho trovato dei compagni di viaggio perfetti, credo che questo mi abbia aiutato tantissimo anche per il mio percorso personale all'interno di The Voice. Credo che sia stata la prima volta, la prima esperienza televisiva in cui sono riuscito ad essere veramente me stesso, e quindi a concentrarmi anche su quello che dovevo fare. Quindi quello che dovevo fare, il risultato di quello che dovevo fare è Asia, e che è esattamente quello che stavo cercando. Infatti, a questo proposito c'è da dire, è stato il giudice più sincero, spesso sì, veramente, cioè veramente è stato zitto, cioè, con una faccia buona, non so, però zoom, non so che sia successo. Però così va bene. No, credo che quando c'è stima e rispetto anche nei confronti dei tuoi colleghi ti puoi anche permettere di essere così un po' più spigoloso, nel senso, comunque dire le cose come stanno. E credo che di base, quando c'è appunto la stima e il rispetto come c'è tra di noi, puoi anche permetterti di dire a un amico che secondo te sta sbagliando, che secondo te, oppure che tu avresti fatto una scelta differente. Credo che questo sia anche la meraviglia di questo percorso in The Voice. Va bene ragazzi, in bocca al lupo. Viva il lupo. Grazie mille, viva. Viva il lupo.